Fratelli bianconeri e non, buongiorno a tutti voi. Io passando la settimana dedicata alle nazionali, i giocatori stanno rientrando tutti nelle loro squadre di club e Damon, piano piano, comincia a risentire profumo di Juventus. Io per quanto voglia bene alla nazionale italiana, non riuscirò mai a volere bene come voglio bene alla Juventus. Juventus ai suoi eroi, alla sua società, a tutti quelli che lavorano per la Juventus. E quando la Juventus non c'è, sinceramente, che c'è la nazionale, sì, tifo Italia, ma non vedo l'ora che passi per rituffarmi nella mia squadra di club. Non so a voi, ma a me fa questo effetto. E adesso stiamo per ricominciare a buttarci finalmente nel campionato, nella Coppa dei Campioni, e ci aspettano impegni già non facili a partire da sabato, se non erro, dove dovremo affrontare un Genoa che sicuramente verrà agguerrito a Torino, non certo battuto, senza dimenticare che hanno quel Piatek o Piontek, come si chiama, che sta facendo delle cose egregie nel campionato italiano, ma l'abbiamo visto anche in giro per l'Europa. Tra l'altro, apro una piccola finestrella dicendo che è un giocatore sicuramente da prendere in considerazione. Il futuro è dalla sua, è giovanissimo, 23 anni, per cui è sicuramente un elemento da considerare in modo molto positivo. Detto ciò, stavo dicendo, sento profumo di Juventus finalmente, quindi tra poco ci riconcentreremo su quello che è il nostro cammino da Juventini. E francamente vi dirò, io non vedo l'ora, ma veramente non vedo l'ora, indipendentemente da quello che possa succedere. Certo che fino a oggi noi juventini non è che ci possiamo lamentare, perché in Coppa dei Campioni per il momento sta andando alla grande, il campionato non ne parliamo, per cui sicuramente vengono sogni, sicuramente attualmente positivi. Vedremo il da farsi, quello che succederà dopo. La cosa certa è che io non ve lo nascondo, io senza Juventus faccio fatica a stare, ma veramente faccio fatica, credetemi. Non è tanto una questione di campionato, di Champions, è proprio una questione proprio legata alla Juventus. Io faccio fatica a stare senza Juventus, davvero. E ripeto, per quanto io voglia bene alla nazionale, i ragazzi che ci giocano, indipendentemente dove giocano, non è che mi interessa questo, ma la Juventus per me è qualcosa di più, è un qualcosa che io vivo quotidianamente. Alle volte mi può capitare la giornata dove non faccio video perché i troppi impegni di lavoro non me lo permettono, come vedete anche oggi il video lo faccio dall'ufficio, però questo non toglie che il mio pensiero è sempre lì, fisso, perché io vivo per questa squadra, ma nel vero senso della parola, perché io leggo continuamente tutti i giorni, mi cerco di informarmi e cerco di informarmi più che altro su quello che riguarda le partite, perché sono quelle fondamentalmente che attirano maggiormente il mio interesse, dove attualmente, almeno per me, sta passando in secondo piano anche la polemicuccia riguardo al nostro Cristianone, di questa presunta violenza, dove adesso ci sarebbe l'avvocato che starebbe dicendo che è tutta fasulla. Vedremo, io non so come andrà a finire. Io però quello che so è che credo veramente di poter dire, da grande juventino quale mi reputo, che il vedere Cristiano Ronaldo con la nostra maglia, per me ci sono dei momenti ancora, credetemi, non ci credo, davvero. Non ci credo perché io credo che sia stata veramente una delle cose più belle, uno dei regali più importanti che il presidente Andrea Agnelli, insieme a Paratici, insieme a Nedved, perché no, anche insieme a Marotta, anche se qualcuno
va dicendo che l'acquisto di Marotta, l'acquisto di, sì, di Marotta, l'acquisto di CR7 avrebbe messo, qualcuno dice, avrebbe messo, cioè diciamo che l'acquisto di CR7 secondo alcuni sarebbe stato il pomo della discordia tra Marotta e la Juventus, cioè Marotta si sarebbe lamentato, sempre a detta di qualcuno, non certo di me, non certo da me, che Marotta si sarebbe lamentato perché l'acquisto di CR7 non avrebbe compreso le sue parole, la sua presenza, cioè sarebbe stato tutto gestito da Paratici e da Mendes, che sappiamo tutti che è il procuratore di CR7 e di un'altra fucina di grandi campioni. Io non so se sia così, se sia vero, ciò non toglie, non voglio approfondire ulteriormente, e anche perché ormai è tardi, questo discorso, quello che so è che però avere CR7 nella nostra squadra è secondo me un sogno perché se io devo pensare che CR7 neanche un anno fa a Torino fece un qualche cosa di mirabolante con quella rovesciata e oggi non ce lo ritroviamo da avversari, ce lo ritroviamo con la nostra maglia, se me l'avessero raccontato sinceramente posso dire che quantomeno gli avrei dato del pazzo. Invece è una cosa che si è avverata e quindi io ringrazio Agnelli, ringrazio Paratici, ringrazio Nedved e ringrazio anche Marotta. Indipendentemente che possa essere vero quello che si dice di lui oppure no. Cioè di Marotta intendo. La Juventus. Abbiamo un periodo molto importante, ragazzi, adesso. Abbiamo un periodo che è molto importante in campionato, ma soprattutto importante a livello di Champions, perché la prossima settimana saremo di scena all'Old Trafford contro il Manchester United di Paul Pogba, di José Mourinho. Io personalmente mi auguro di vincere là, ma non mi auguro di vincere tanto per il discorso solo della Coppa dei Campioni, ma anche per dare uno schiaffo morale a Mourinho, che è un personaggio che potrà essere buono, bravo quanto si vuole, ma a livello di allenatore, è un allenatore che veramente mi indispettisce e che spero, mi auguro di non dover mai vedere sulla panchina della Juventus. Mourinho è veramente un personaggio, non so come posso dire, mi è antipatico. Da che cosa nasce l'antipatia? Probabilmente nasce dal fatto di quando lui era allenatore dell'Inter, ma non perché era allenatore dell'Inter, nel senso che lui si è fatto trasportare dall'Inter del momento, quindi da quella grande Inter che si poteva permettere di comandare tutto e chiunque, di certi atteggiamenti come il segno delle manette fatto da, lo sappiamo anche da chi. Quindi io credo che quella sia stata la spinta che mi abbia portato a rendermi Mourinho antipatico, perché ripeto, io critico il personaggio ma non critico l'uomo, cioè per carità, l'uomo è sicuramente padre di famiglia, quindi per carità io non mi permetto mai di giudicare le persone. Io critico gli atteggiamenti, critico i comportamenti, poi quello che uno fa della propria vita, no? Abbiamo parlato anche di Cassano. Ma io non è che critico l'uomo Cassano, io critico il giocatore, critico il personaggio. L'uomo per me lascia il tempo che trova, anche se Cassano è uno che anche a livello di uomo non è che abbia sempre dimostrato sul campo tutto quello che di lui di buono si diceva o si poteva dire. Per cui, però tendenzialmente io critico il personaggio, non critico mai la persona. E José Mourinho è uno di quei personaggi che tende sempre a indispettirmi un po'. Per cui, siccome che si presume, se non mi ricordo male, noi dovremmo avere adesso due partite, tutte e due con il Manchester United, prima in Inghilterra e poi a Torino. Non so se è così, qualcuno eventualmente me lo confermi, non mi ricordo. Ciò non toglie comunque che la prossima settimana siamo di scena all'Old Trafford, dove io mi auguro di riuscire a portare via 3 punti, perché 3 punti portarli via sarebbe sicuramente avere praticamente la certezza totale di essere già passati al turno successivo. Ma soprattutto, ripeto, sarebbe uno schiaffo morale per gli inglesi perché
che anche se il Manchester non ha nessuna colpa, sia ben chiaro, però purtroppo hanno un allenatore che io non digerisco e batterlo per me sarebbe motivo veramente di grandissima gioia e grandissima soddisfazione. Per cui ragazzi, ricominciamo a concentrarci, ricominciamo a buttare il pensiero in quel campo che è la nostra amata Juventus, che ci ha dato da sempre grandissime soddisfazioni, grandissimi campioni, tante cose belle, giocatori più o meno famosi, giocatori più o meno fuori classe, però la Juventus a livello personale almeno mi ha dato tantissimo. Ci manca l'Europa. Questo lo sappiamo tutti, non c'è bisogno di continuare a ripeterlo, ma io sono convinto che stiamo arrivando anche lì. E non manca molto per vincere la Champions. Qualcuno qualche settimana fa mi ha chiesto: "Ma Demon, te pensi che quest'anno sia veramente l'anno buono? La vinceremo quest'anno?" Ragazzi, io non lo so se la Juventus vincerà la Coppa dei Campioni, non lo so quest'anno. Però vi posso dire una cosa in cuor mio. Io credo che vincere quest'anno la Champions con Ronaldo, io credo che sarebbe una delle cose più belle che ci potrebbe capitare. Se poi a questo ci sono due possibilità, e sarebbe bellissima in entrambi i casi, per me, per voi non so. La prima sarebbe quella di battere il Real Madrid in finale, e magari perché no con una doppietta di CR7. Credo che questa sarebbe l'apoteosi per tutti noi. Il Real Madrid lo conosciamo, una grande squadra, per cui batterlo in finale sarebbe forse anche il vendicarsi, tra virgolette, di tante angherie forse che abbiamo subito a livello europeo. La seconda ipotesi sarebbe quella di battere in finale il PSG con Buffon in porta. Per me sarebbe un motivo anche questo di bella soddisfazione, non ve lo nego. Mi chiedete perché? Vi rispondo senza problemi. Perché io credo che ci siano uomini che debbano dimostrare di essere uomini soprattutto fino in fondo, non essere uomini soltanto quando gli fa comodo. Io ho sempre molto rispettato Buffon come personaggio e anche come uomo, anche se talvolta ha avuto uscite, tra virgolette, che io non sempre ho condiviso. Io non ho condiviso la sua scelta di andare al PSG, di continuare a giocare a 40 anni, soltanto forse per dimostrare agli altri, perché non tanto per dimostrarlo a se stesso, ma per dimostrarlo più che altro agli altri, di essere, non so, ancora all'altezza. Se voleva giocare un altro anno, avrebbe potuto rimanere magari, che so, in Italia, magari in un'altra squadra, magari così, tanto per finire l'ultimo anno. Invece te ne vai, non te ne vai in Cina, te ne vai a giocarti un'altra volta la Coppa dei Campioni pensando di dover dimostrare qualcosa. Beh, io vi dirò: vincere la Champions in finale col PSG con in porta Buffon per me sarebbe un altro motivo di bellissima soddisfazione, non ve lo nego, sarebbe una bella soddisfazione. Detto questo, che non è una polemica nei confronti di Gigi assolutamente, è soltanto un mio pensiero personale, vi lascio per oggi, vi ringrazio anche oggi di avermi ascoltato, iscrivetevi al canale se ne avete voglia, mi raccomando lasciate un like se ne avete voglia, se il video vi è piaciuto, cliccate sulla campanella, registratevi ai nostri social che è importante per stare sempre al passo con tutte le notizie e perdonatemi se qualche volta non faccio video, ma ci sono dei momenti come ieri che quando sono tornato a casa ero veramente a pezzi. Voi sapete quanto io prediliga stare in compagnia vostra, mi piace moltissimo, ma purtroppo ci sono dei momenti in cui faccio davvero fatica. Qualcuno mi ha chiesto se faremo live sull'occulto, faremo live, le faremo ragazzi. Devo passare questo periodo di assestamento perché è veramente molto molto di lavoro. Poi dopo ricominceremo a sprombattuto, però vi posso dire intanto
che faremo le live reaction a partire dalla prossima partita con il Manchester United, perché lì penso che ci avremo da divertirci. Per il resto vi mando un grande abbraccio a tutti, ci sentiamo presto. Ciao da Demoni.